Benvenuti ai nostri telespettatori qui nello studio, non proprio nello studio di Caritas Insieme, ma dal paesaggio virtuale del lago di Tiberi mi hanno lanciato di fatto sul tetto di Caritas. Siamo qui sul tetto di Caritas per parlare con un civilista. Con lui vorrei capire e sapere che cosa spinge ancora oggi qualcuno a fare il servizio civile. Tanto per incominciare, per poter chiedere di fare il servizio civile bisogna presentarsi a un'audizione dopo aver scritto una lettera di motivazioni. Nell'audizione bisogna dimostrare di avere un conflitto di coscienza che appunto ci impedisce di fare il militare e quindi poi di chiedere di fare il servizio civile. E questa è una cosa abbastanza difficile, soprattutto ultimamente, perché in realtà nessuno crede davvero che poi, stando nell'esercito, dovrà davvero sparare a qualcuno o questo genere di cose, un po' perché il nostro esercito ultimamente è più una questione così quasi burocratica, formale, no? Dove ce lo teniamo. Quindi poi le motivazioni personali iniziano a essere cose del tipo: uno si chiede, ma io qui cosa ci sto a fare? Non potrei impiegare questo tempo per qualcosa di più utile? Non ci sono delle alternative più intelligenti? E allora uno inizia appunto a informarsi e si dice: ok, il servizio civile mi permette di fare delle attività in vari servizi di impiego che posso scegliere. Insomma, ha tutta una serie di vantaggi che rendono davvero la cosa più attrattiva. E tu cosa sei venuto qui a fare? Bah, concretamente qua mi occupavo di spostare un sito internet Cati Shop da un server che fisicamente era stato allagato a un altro server possibilmente non allagato. Una seconda attività era quella di occuparmi delle immagini che andranno da sfondo per le nuove missioni dell'Isolario, quindi la città del nord. Queste erano state preparate, io dovevo occuparmi dei calcoli. Adesso abbiamo dei computer che stanno facendo dei calcoli in modo da preparare queste immagini che poi appunto faranno da sfondo, un po' come per tutti i paesaggi virtuali. Cioè un po' come quando facciamo le cose sulla barca, insomma. Sì. Ecco, sì. Questa volta è l'Isolario che, come i nostri telespettatori sanno, è uno spazio in cui Graziano Martignoni, filosofo e psichiatra e psicoanalista, si occupa di problemi esistenziali e lo fa in questo paesaggio appunto virtuale. Quindi tu, diciamo, la virtualità per te è un, come dire, un lavoro che fai anche fuori da qui? Cioè... Beh, io sono informatico. Sono patito di videogiochi, uso molto internet, ho molti contatti via internet, per cui sì, è uno degli strumenti normali. Abbiamo intervistato anche alcuni tuoi colleghi che casualmente si ritrovavano qui da noi a lavorare come civilisti nelle nostre varie sedi. Vediamo cosa ci hanno raccontato. Solitamente quando dico servizio civile mi chiedono... Oppure intendono direttamente la protezione civile, che è totalmente un'altra cosa. La differenza è che la protezione civile la si fa quando non si è abili al militare, psicologicamente o fisicamente. Noi i test fisici e psicologici li abbiamo superati, ma abbiamo fatto obiezione di coscienza contro il militare e quindi, dopo aver comprovato questa cosa, che sia veramente... sentita con degli esperti eccetera, dobbiamo fare un servizio per la comunità di 13 mesi. In famiglia siamo sempre stati antimilitaristi, per cui mi sono trovato un po' la strada spianata. In famiglia, purtroppo, dato che la legge in passato non esisteva, abbiamo subito comunque gli effetti anche dell'incarcerazione sia di mio padre, dei miei fratelli e vi dicendo. Io, diciamo che sono stato il più fortunato perché, essendo il più giovane, la legge è entrata poi in vigore e io mi sono aggrappato immediatamente per sfuggire, insomma, alla galera. Ma diciamo che spesso anche l'antimilitarismo si pensa che non sia voglia di fare militare, ma penso che invece il discorso è proprio concettuale, no? Quello di non voler comunque entrare in una logica di guerra, di non violenza, ma anche di risolvere quelle che sono le problematiche tra stati, tra i poteri alti dello Stato e vi dicendo, in maniera differente che quello delle armi. Beh, vediamo gli effetti delle guerre di tutti i giorni, anche quelle di attuali, che non portano sicuramente a degli effetti positivi. Ecco, io non ho voluto partecipare al servizio militare proprio per estraniarmi dalla logica della guerra, dalla logica del combattimento,
facendo obiezione di coscienza, evidentemente sono stato poi, dal mio punto di vista, condannato a lavorare, mentre per me l'obiezione di coscienza dovrebbe essere la possibilità di dire io non faccio militare, punto e basta, senza dover giustificarmi affatto. Poi dopo c'è tutto un discorso magari più profondo che riguarderebbe il fatto che il militare non dovrebbe essere di milizia, ma dovrebbe essere volontario e via dicendo, no? Quindi le esperienze che io ho fatto sul lavoro rimangono tali, rimangono limitate a quello, nel senso la possibilità comunque di poter imparare a fare cose nuove, questo è evidente, no? Però ecco, devo dire che mi limito a questo, ma non è cosa da poco, perché comunque ho incontrato gente di altissimo spessore etico, morale, ma anche con una professionalità enorme, insomma, no? Quindi c'è da dire che comunque la valutazione è sicuramente più che positiva, ecco, questo senz'altro. Se non avessi fatto il servizio civile probabilmente molte cose non avrei imparate. Secondo me il primo grande errore da parte del servizio civile stesso è non fare informazione, per esempio la giornata di reclutamento, quelli che sono i militari non ne parlano perché non è nel loro interesse. Ci sono i responsabili della protezione civile, ma di questo servizio civile, come ho detto prima, non si sente parlare. Io ancora recentemente ho avuto una discussione qui in Caritas con una persona che mi dice non fai militare, perché non hai voglia di farne. No? Quindi presupponendo del fatto che io ho voluto scegliere il servizio civile per non voler andare a fare le camminate militari, per non voler sparare, per non aver voglia di lavorare. Ecco, questo è proprio disdicevole, insomma, no? Perché rifiuti il fatto che io possa avere concettualmente un'idea diversa di come gestire l'aggressività, la violenza, le cause tra gli stati e via dicendo. No? Quindi, è offensivo, immagino, anche questo, no? Quando si fa il reclutamento, i militari, quelli che sono lì a spiegarti così, non dicono assolutamente o quasi niente a proposito del servizio civile. E quindi chi non ha già un interesse suo personale a vedere come si può non fare il militare, fa il militare o eventualmente la protezione civile se viene scartato. E quindi ci vuole già, secondo me, un'informazione di partenza che può essere, diciamo, portata dagli amici, può essere portata da interessi personali, eccetera. Poi come spiegare il gesto, appunto, secondo me è un'incompatibilità che può essere, diciamo, di filosofia di vita, di scelte, così, con quello che è il militare, che invece è quello che viene visto come un passaggio obbligato. Anch'io fino a, diciamo, 18 anni, così, non mi ero nemmeno interrogato, vedevo i miei fratelli che hanno fatto il militare e dicevo, bisogna passarci, e non mi ponevo il problema. Poi dopo, quando effettivamente mi sono trovato confrontato con la cosa, ho realizzato che sarei andato incontro a qualcosa che non era, diciamo, consono con quello che è il mio stile di vita, eccetera. E allora ho deciso di fare questa cosa. Questa è la seconda esperienza di servizio civile che faccio. La prima è stato l'ospedale psichiatrico a Mendrisio, dove ho fatto appunto il periodo lungo, molto lungo, 10 mesi. E mi sono sentito sia a livello personale gratificato, perché ho imparato a convivere, a lavorare con persone che comunque hanno un disagio forte, e questo mi è servito. Poi essenzialmente è stata anche un'esperienza divertente, e quindi questo mi sono sentito, diciamo, più che utile di fare qualcosa di intelligente rispetto a quello che ritengo sia il militare, con tutto rispetto per quelli che ci credono. E piuttosto che trovarmi nella situazione di fare il militare, di essere in mezzo a gente che comunque non ci ha riflettuto o pensa o crede addirittura in cose che assolutamente io non credo e nelle quali non mi riconosco, mi sento molto più a mio agio in un posto in cui, insomma, la gente perlomeno dà diritto a chiunque di pensare come crede. Insomma, io mi trovo in un ambiente in cui sto bene, tranquillamente. Quindi lavoro, faccio tranquillamente i miei lavori senza obiettare minimamente, tutto qua. Ho visto parecchia gente che sia in assistenza, che è in disoccupazione, che lavora qui. Io trovo che fondamentalmente quello che questo servizio offre è giusto, è una cosa che, nel senso, c'è gente che non riesce a reinserirsi e quindi questo offre la possibilità di imparare a fare qualcosa, di lavorare, di aiutare, insomma di ripartire da zero, che poi è gente, per la gente appunto che magari anche in disoccupazione fa dei periodi lunghi. Io trovo che sia molto nobile, con queste persone mi sono trovato molto bene, perché non sono persone che hanno né più né meno degli altri, semplicemente magari o perché sono troppo in là con l'età e allora non riescono a ritrovare un posto di lavoro, o perché hanno magari anche difficoltà, non riescono, ma alla fine io mi sento molto vicino a queste persone, non mi sento per niente diverso, sono
bravissime persone che lavorano, che hanno voglia di lavorare. Secondo me sicuramente uno quando fa il servizio civile, quando si informa su cosa effettivamente sia il servizio civile, realizza che in ogni modo andrà a lavorare con delle situazioni ben precise, che sia situazione di disoccupazione piuttosto che situazione di disagio mentale, disagio fisico, handicappati, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque capisce che andrà a lavorare con determinate realtà. Questo vuol dire che magari si arriva ad un livello maggiore di consapevolezza di quello che è poi il mondo. Magari quando si sta all'università si sta così, certe cose non ci si riflette magari sopra così tanto. Il fatto di poter, diciamo, imparare delle cose o avere esperienze con determinate realtà, secondo me è un valore aggiunto del servizio civile. Se in futuro si dovesse cercare di dare, se si desse più spazio, più semplicità, più facilità alle persone come me di fare il servizio civile, sicuramente prenderebbe piede, sicuramente molta più gente lo farebbe. Quindi, cioè, secondo me è un fenomeno che è in via di sviluppo e sicuramente prenderà molto piede, secondo me. Però, ripeto, io essenzialmente lo faccio perché sono contrario a quello che è la filosofia dell'esercito. Siamo tornati sul tetto di Caritas Ticino, con me c'è Gioacchino, un civilista. Se il servizio militare non fosse addirittura più obbligatorio, che fine farebbe il servizio civile, secondo te? Probabilmente, come è successo in Italia, il servizio civile semplicemente cesserebbe quasi di esistere, ci sarebbero poche le persone che lo praticherebbero. Il fatto che si metta molto accento sul rifiuto al militare, io credo comunque che parta dal fatto che per forza di cose uno deve fare il rifiuto al militare per poter arrivare al servizio civile, almeno nel caso in cui sia arruolato. Poi però c'è comunque una questione di voglia di fare, di interessi e quindi la possibilità magari di trovare in un istituto di impiego delle persone con cui fare un'esperienza interessante, e questo diventa molto personale, va da caso a caso, e è una questione che appunto è meno trattata proprio perché diventa quasi, appunto, quasi personale, quasi che non si vuole entrare nella sfera troppo, no? In fondo lasciamo che ogni civilista faccia le sue esperienze e sia libero di. Mentre la questione del militare è molto più formale, molto più istituzionale. Secondo te quindi i civilisti, quando poi devono scegliere un istituto di impiego, non sono sufficientemente informati? Beh, lo sono, ma evidentemente uno deve metterci un po' di olio di gomito, nel senso che esiste una grossa lista con tutta una serie di istituti di impiego divisi in categorie, per cui se uno ha voglia di farne e di cercare un posto, gli strumenti ce li ha. La questione è che spesso uno si dice, vabbè, ho un ritaglio di tempo di un mese in estate, allora cerchiamo qualcosa, e ha voglia di sbrigarla via in un'oretta, per cui prende la lista, prende magari un istituto di impiego che già conosce e la mette via così. Direi che gli strumenti di per sé non mancano, semmai piuttosto è una questione personale di quanta voglia uno ha di investire tempo per cercare un istituto di impiego di un certo tipo. Il servizio civile ormai ha più di 10 anni, ha tirato qualche conclusione che è stata raccolta in un libro. Per parlare di questo bilancio abbiamo intervistato il funzionario dell'Ufficio regionale del servizio civile a Rivera. I civilisti che abbiamo qui da noi sono circa 450 attivi che hanno ancora dei giorni di servizio da svolgere. Una media forse di loro effettuano 30 giorni all'anno di servizio. E a questi si aggiungono ogni anno circa 70-80 civilisti nuovi, più o meno da 10 anni e così. I giovani che vengono qua hanno pochissime idee di quello che è il servizio civile, tranne se hanno già un conoscente che fa servizio civile, allora lì sono più informati, altrimenti vengono qua veramente con nessuna idea, e per quello anche non sanno neanche dove vorrebbero svolgere un impiego. In questo senso il nostro compito è anche un po' di dargli delle direzioni a seconda del curriculum vitae che ci propongono. Non è sempre facile, ma si può intraprendere. Gli istituti di impiego spaziano in 8 ambiti diversi, tra cui io nomino sempre i 3 maggiori, che sarebbero quello del sociale, della sanità e della salvaguardia dell'ambiente. In Ticino abbiamo circa 110 istituti attualmente, con circa 2 o 3 mansionari per istituto, nel senso che hanno 2 o 3 diverse attività dove i civilisti possono essere inseriti. In questo senso ci sono quasi 500 contratti di lavoro pronti per i civilisti in Ticino. Noi effettuiamo anche delle ispezioni nei vari istituti di impiego,
casualmente una ventina all'anno per vedere un po' come va e dove magari ci possono essere dei problemi per anche potenziare un po' il servizio. Le esperienze che ho avuto io sono a maggioranza positive. Il servizio civile è sicuramente anche una scuola di vita, ma l'idea anche del servizio civile per il futuro sarebbe proprio quella di ampliare questa parte formativa con dei corsi sia in ambito sanitario sia in ambito ambientale per dare una formazione proprio di base e sensibilizzare i giovani su questi temi delicati che, come vedete anche dalle autorità, sono sempre molto importanti. Siamo di nuovo qui con Gioacchino e il servizio civile avrà secondo te un futuro? Ce l'avrà, nel senso che comunque ci saranno persone interessate a svolgere questo tipo di servizio. La quantità di queste persone sarà molto dipendente dal fatto se l'esercito resterà obbligatorio o meno. Dal tetto di Caritas Ticino, buona settimana. We'll be right back.